Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Gopten Milan S.p.A. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2021. Cos'è Gopten? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Gopten durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Gopten? Gopten è un farmaco a base del principio attivo Trandolapril, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan S.p.A. Gopten può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Gopten 0,5 mg 28 capsule rigide, Gopten 2 mg 14 capsule rigide, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Milan Italia SRL, concessionario Milan S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo Trandolapril, gruppo terapeutico ACE inibitori, forma farmaceutica capsula, indicazioni ipertensione arteriosa, prevenzione secondaria dopo infarto miocardico in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra con o senza segni di insufficienza cardiaca. Posologia, posologia adulti nell'ipertensione arteriosa. La posologia è di 1 capsula da 2 mg in una singola somministrazione giornaliera. Questa dose può essere raddoppiata, se necessario, dopo 2 o 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel soggetto anziano con funzione renale nella norma, non è necessario alcun adattamento posologico. In caso sia stato precedentemente instaurato un trattamento diuretico, è necessario osservare alcune precauzioni, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1, ed iniziare la terapia con Gopten 0,5 mg, 1 capsula al giorno. Nei pazienti con insufficienza renale con clearance della creatinina compresa tra 30 mL/min e 10 mL/min. Il trattamento inizierà con la dose giornaliera da 0,5 mg, che potrà essere aumentata ad 1 mg, se necessario. Nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 10 mL/min. Così come negli emodializzati, la posologia è di 1 capsula da 0,5 mg in un'unica somministrazione giornaliera. In questi soggetti si raccomanda un controllo periodico della potassiemia e della creatininemia. Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico. Il trattamento potrà essere iniziato da 3 a 7 giorni dopo l'infarto miocardico. La dose iniziale dovrà essere valutata sulla base della pressione arteriosa. Il trattamento sarà iniziato alla dose di 0,5 mg. Questa dose potrà essere aumentata il giorno seguente a 1 mg, sempre in monosomministrazione, e mantenuta per 2 giorni e poi progressivamente aumentata fino ad un massimo di 4 mg, sempre in un'unica somministrazione. Questo aumento posologico potrà essere temporaneamente sospeso in base alla tollerabilità emodinamica, come per esempio in caso di ipotensione arteriosa. In caso di ipotensione è necessario rivedere le terapie ipotensive associate, ad esempio i vasodilatatori, nitrati compresi, i diuretici, eccetera, e ridurne possibilmente i dosaggi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Modo di somministrazione per uso orale. Dato che l'assorbimento di Gopten non è influenzato dal cibo, le capsule possono essere somministrate prima, durante o dopo i pasti. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo, ad un qualsiasi altro ACE inibitore o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Precedenti di ipersensibilità incluso edema angioneurotico, edema di Quincke, correlati ad un precedente trattamento con un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitore. Angioedema ereditario barra idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. L'uso concomitante di Gopten con medicinali contenenti Aliskiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione, glomerulare GFR. 60 mL/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril barra valsartan. Trandolapril non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril barra valsartan, vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Gopter non deve essere usato in pazienti affetti da stenosi o ostruzione aortica. Precauzioni di carattere generale. In alcuni pazienti già sottoposti a trattamento a base di diuretici, in particolare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione medicinali che aumentano il rischio di angioedema. L'uso concomitante di ACE inibitori e sacubitril/valsartan è controindicato, poiché aumenta il rischio di angioedema, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. L'uso concomitante di ACE inibitori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Gopten insieme ad altri farmaci come Artis, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Gopten durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Gopten durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Date le proprietà farmacologiche, Gopten non interferisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, in alcuni individui, gli ACE inibitori possono influenzare negativamente la capacità di guidare e di usare macchinari, in particolare all'inizio del trattamento, a seguito del cambiamento dei farmaci assunti o durante l'uso concomitante di alcol. Perciò, dopo la prima dose o a seguito dell'aumento del dosaggio, non è consigliato guidare o usare macchinari per diverse ore. Effetti indesiderati. La seguente tabella mostra le reazioni avverse riportate durante studi clinici con il Trandolapril sull'ipertensione, N uguale 2,520, e sul post-infarto del miocardio, N uguale 876, e dall'esperienza post-marketing. Le reazioni considerate come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La dose massima utilizzata durante gli studi clinici è stata di 16 mg. A tale dose non si è manifestata alcuna intolleranza. I sintomi d'overdose sono ipotensione grave, shock, stupore, bradicardia, disturbi elettrolitici e insufficienza renale. Dopo l'ingestione di una dose eccessiva, il paziente deve essere strettamente monitorato, preferibilmente in un reparto di terapia intensiva. Gli elettroliti sierici e la creatinina sierica devono essere misurati frequentemente. Le procedure terapeutiche dipendono dalla gravità dei sintomi. Se l'ingestione è recente, adottare misure volte ad eliminare Trandolapril, per esempio vomito, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e di sodio solfato. In caso di ipotensione sintomatica, il paziente deve essere posto nella posizione di shock e deve essere iniziato al più presto possibile un trattamento con soluzione salina fisiologica o altre forme di espansione del plasma. Dovrebbe essere preso in considerazione il trattamento con angiotensina II. Bradicardia o gravi reazioni vasovagali devono essere trattate con atropina. Dovrebbe essere presa in considerazione la terapia con pacemaker. Non è noto se il Trandolapril può essere eliminato dal corpo mediante emodialisi. Trattamento. Non esiste uno specifico antidoto per un overdose di Trandolapril. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitore, non associato, codice ATC. C09A10. Le capsule di Gopter contengono il profarmaco, Trandolapril, un ACE inibitore non peptidico con un gruppo carbossilico ma privo del gruppo sulfidrico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di Gopter, Trandolapril, dopo somministrazione orale, ha luogo molto rapidamente. La concentrazione plasmatica massima si raggiunge dopo circa un'ora dalla somministrazione. La biodisponibilità assoluta del Trandolapril è, dati preclinici di sicurezza, la VL50 di Gopter, dopo somministrazione orale, è risultata rispettivamente di 4875 mg/kg nel topo maschio e di 3990 mg/kg nella femmina, mentre nel cane, essa è risultata di 2000 mg/kg. Elenco degli eccipienti: amido di mais, lattosio, povidone, sodio stearil fumarato. Composizione della capsula. Eritrosina, E127, gelatina, ossido di ferro giallo, E172, titanio diossido, E171, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Gopten a base di Trandolapril sono Trandolapril Milan Generics. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.